24 ore, ovvero si estenda per un periodo di tempo comprendente almeno una notte, ripeto, dopo poi è stato esteso anche a solo viaggi in giornata. Comunque, le caratteristiche sono trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto, all'alloggio, che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico. Faccio presente che con le ultime normative del pacchetto turistico è stato specificato dalla legge che l'assicurazione non è una parte significativa del pacchetto turistico. Quindi, quando si vende un hotel e un'assicurazione o un volo e un'assicurazione, non è un pacchetto. È chiaro che il solo hotel non è pacchetto, che il solo alloggio non è pacchetto. Ho ripreso anche nella slide seguente, sempre riferito all'articolo 1 delle operazioni imponibili, che si considerano solo le operazioni all'interno dell'Unione Europea. Vuol dire che quelle all'interno dell'Unione Europea, la differenza, lo sapete già, tra costi e ricavi, si chiama base imponibile lorda. E su questo viene scorporato il 22% di IVA, mentre sulle operazioni che sono effettuate al di fuori dell'Unione Europea vengono indicate nel registro IVA, vengono indicate in un apposito registro IVA, così dice il decreto 340, e su queste non viene calcolata l'IVA. Ci sono poi le operazioni miste, che sono quelle effettuate in parte nell'Unione Europea e in parte al di fuori dell'Unione Europea. Cosa vuol dire in parte nell'Unione Europea e in parte al di fuori dell'Unione Europea? Non vuol dire che se io prendo un viaggio da Milano e vado a New York, là faccio il tour e poi ritorno, ho fatto un viaggio misto. Assolutamente no, perché il decreto cita che il trasporto e altri servizi tipo tour e ristoranti non vanno a determinare il fatto che sia stato effettuato nell'Unione o fuori dall'Unione. Quello che fa testo è il pernottamento. Quindi, se viene fatto un pernottamento solo nel caso in cui vengono fatti uno o più pernottamenti nella UE, uno o più pernottamenti fuori UE, allora il viaggio si può considerare misto. Il viaggio non è misto se vado, parto dall'Italia con un bus, devo andare in Francia, mi fermo in Svizzera e in Svizzera si fa un tour, una visita a un museo o si va a pranzare, questo non determina il fatto che il viaggio è considerato comunque tutto nella UE, perché andrò a soggiornare, quindi ad alloggiare in un paese della UE. I costi, di conseguenza, vanno registrati quando il viaggio è misto, quelli che arrivano dall'Unione Europea come costi viaggi misti UE, quelli che sono fuori dall'Unione Europea come costi viaggi misti fuori UE. I corrispettivi, indipendentemente che siano svolti all'interno della UE, fuori dalla UE, sono da considerare impositivi ai fini dell'IVA al saldo del viaggio totale e comunque non oltre la data di inizio del viaggio. In realtà le date sono due, perché? Perché il decreto dice che la fattura deve essere emessa entro la data di partenza o saldo, la minore delle due, e l'imponibile IVA, quindi l'imposizione ai sensi dell'IVA, sempre entro la data partenza o saldo del viaggio. Questo cosa vuol dire, avendo dichiarato le due, questa doppia data ma è identica? Vuol dire che se devo fare una fattura a un cliente a gennaio, nessuno mi vieta di farla per una partenza di agosto. L'IVA però andrà sempre agosto più il famoso mese seguente, quindi andrà a finire nell'IVA che andrò a
considerare nel mese di settembre. Molte volte ho visto che vengono fatte le fatture e l'IVA parte dal mese dopo. È sbagliato. Cioè, la fattura ci dice l'Agenzia delle Entrate entro la data partenza o saldo, la minore delle due, entro, quindi la posso fare prima, e l'IVA comunque mi dice sempre entro. Quindi se ho la possibilità di pagarla più lontano possibile, meglio è. Quindi è inutile immediatamente dichiararla nei registri IVA. Per quanto riguarda le operazioni fuori UE, la prossima slide, che è quella dell'articolo 4, indica la natura dell'operazione. Aspettate perché non arriva la slide. Un secondo. Quella dell'articolo 4. Se le operazioni, questo è citato dal decreto 340, sempre il decreto 340 sul 74 ter. Se le operazioni per le quali l'Agenzia di Viaggio e Turismo sono effettuate fuori dall'Unione Europea, la prestazione dell'Agenzia di Viaggio e Turismo non è soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 9 del decreto, eccetera, eccetera. Questo io l'ho estrapolato sempre dal decreto 340. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando si fanno le fatture 74 ter fuori UE, la natura è N3, non è N5, come sto vedendo da diverse fatture 74 ter di alcuni tour operator. È scritto sul decreto 340, quindi la natura è N3. N5 è la natura per i viaggi all'interno della UE. Quindi, importante questo. Diteglielo pure ai vostri commercialisti, ma la natura, come dice il decreto dell'Agenzia delle Entrate, è non imponibile, articolo 9, per i viaggi fuori UE. I presupposti per applicare 74 ter, la prossima slide, sono: l'oggetto deve essere un pacchetto turistico, quindi io posso applicare 74 ter quando è un pacchetto turistico. Quando il pagamento è riferito a un corrispettivo globale, gli acconti non vengono rilevati né fatturati. Poi lo so che qualcuno è obbligato a fatturare gli acconti perché altrimenti l'azienda non paga, eccetera, eccetera. Sì, non è comunque un errore. Tenete presente che nel decreto, fortunatamente, c'è scritto che gli acconti non vengono considerati. E questo diciamo che è una fortuna, perché se dovevano essere considerati vuol dire che si pagava l'IVA anche sugli acconti. In realtà l'IVA si paga sul corrispettivo globale, quindi va indicato nel registro IVA il totale del viaggio, del corrispettivo globale del viaggio. La prestazione per essere quindi considerato 74 ter deve essere unica. L'organizzazione del viaggio e dei suoi componenti deve essere inteso come un'unica prestazione di servizi, infatti si chiama pacchetto. È per questo che si chiama pacchetto. La prossima slide, che parla dell'articolo 5 bis, è per farvi capire quando non è inteso pacchetto. L'articolo 5 bis è stato introdotto in seguito all'uscita del 340. Diciamo che è stata una correzione, se vogliamo chiamarla, una modifica, un'aggiunta all'articolo 5 già presente sul 340. Cosa dice l'articolo 5 bis? Per le operazioni, e non sto vabbè, a citare di nuovo tutto, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'articolo 2, eccetera, eccetera, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si applica. Allora, questa frase qua, che io l'ho ridotta perché altrimenti poi ci perdiamo nel capirla, cosa sta dicendo l'Agenzia delle Entrate qua? Sta dicendo che tutte le volte che non è pacchetto turistico, si applica l'imposta, quella che noi siamo abituati a dire ordinaria, l'imposta ordinaria. Quando
Quindi viene considerato servizio singolo. Allora, quando le operazioni che sono di singoli servizi sono servizi che stanno nelle disponibilità, perché parla di acquisizione di disponibilità, non pagamento. Quindi, quando ho la disponibilità, quindi viene prima che il cliente mi faccia richiesta, io ho disponibilità di questi servizi, allora posso considerare questa vendita un 74 ter. Se invece io vado a reperire questi servizi su richiesta specifica del cliente, devo applicare l'IVA ordinaria. L'esempio classico è quella del soggiorno alberghiero. Infatti, nella slide seguente parliamo di servizi singoli. Non sempre l'agenzia può vendere servizi precedentemente acquisiti nella sua disponibilità, perché questo è tipico di un tour operator, no? Anche alcune agenzie di viaggi, certo, ma diciamo che l'agenzia al dettaglio non sempre ha questa acquisizione, non ha sempre questa disponibilità, che poi è l'allotment, parliamoci con gergo turistico, è l'allotment. E quindi l'agenzia che cosa fa? Acquista in nome proprio per conto del cliente questi singoli servizi. Li acquista su specifica richiesta del cliente. Come vi dicevo, l'esempio dei soggiorni alberghieri. Quindi, quando io vendo un solo soggiorno alberghiero, il solo volo, ma tanto il solo volo non lo vendete 74 ter, non ho mai visto vendere un volo 74 ter. Quindi il volo si vende normalmente in intermediazione col markup, con le fee, perché si vende in intermediazione anche quando è Ryanair, mentre quando vendo il solo soggiorno alberghiero, se l'hotel in Italia applico un'IVA del 10% sulla fattura che farò al cliente e applicherò invece l'articolo 7 quater quando la struttura alberghiera è all'estero, non importa se UE o fuori UE, all'estero. Quindi tutte le volte che l'hotel è all'estero si applica l'articolo 7-quater sulla vendita, mentre quando l'hotel è in Italia si applica l'IVA 10. Quello che non mi spiego è come molti agenti di viaggio continuano a vendere l'hotel in 74 ter pagando un'IVA del 22%. Quando l'hotel è in Italia, pagando un'IVA del 22% quando l'hotel è all'estero, quando invece vendendo un hotel all'estero applico l'articolo 7-quater, non soggetto IVA articolo 7-quater, vuol dire che non c'è IVA applicata, cioè io compro una cifra, rivendo alla mia cifra applicando l'articolo 7-quater, non verso IVA, non verso IVA, quindi non capisco perché ostinarsi a vendere 74 ter e quindi diminuire il margine. Diciamo che per quanto riguarda l'hotel all'estero, nulla importa all'Agenzia delle Entrate se andate a pagare il 22% sul margine, perché tanto ci perdete solo voi. L'Agenzia delle Entrate ha detto che si può vendere articolo 7 quater, eccetera. Mentre vendendo l'hotel in Italia come 74 ter, anziché applicando l'IVA 10, ripeto, quando è un singolo servizio, l'Agenzia delle Entrate vi chiede la differenza di IVA, e cioè quando si vende in 74 ter, l'IVA che si va ad applicare è a scorporare in pratica dalla cifra e dal margine lordo, quindi a quanto l'ho venduto tolgo il costo. Sulla differenza vado a scorporare l'IVA e pago quel 22%, ma sul margine lordo. Mentre sull'hotel italiano, quando lo vado a vendere come IVA ordinaria, devo applicare il 10% su tutta la cifra. Capite che qua cambia, qui il discorso cambia. Quindi l'IVA da versare all'Agenzia delle Entrate è maggiore. Normalmente quando compro un hotel in Italia
Ho due possibilità, anzi tre, se vogliamo mettere dentro l'intermediazione. Allora, se lo compro in intermediazione